Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video andremo a parlare di quello che è il riscaldamento centralizzato legato alla contabilizzazione del calore, e cioè parleremo di contabilizzazione del calore diretta o indiretta associata proprio a alcuni casi di riscaldamento condominiale centralizzato. Prima di scendere però nel dettaglio di questo video, ti chiedo di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Per te è totalmente gratuito, per noi è molto importante per crescere e poterti portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Scendiamo adesso nel dettaglio. È vero che la contabilizzazione del calore è entrata in vigore già da svariati anni, per cui avrebbe senso considerare il fatto che tutti i condomini in Italia sono in regola e quindi parlare solamente di contabilizzazione diretta. La realtà però è diversa e personalmente me ne sono reso conto anche in questi anni di Superbonus, in cui abbiamo affrontato alcune sostituzioni di generatori nei condomini e nei quali non era presente poi la contabilizzazione del calore, che quindi è dovuta essere inserita all'interno del progetto termico, ma prima di arrivare al Superbonus, perché a mio parere quello era una violazione della norma, cioè il condominio non era in regola e quindi ho prima installato la contabilizzazione e poi aperto la pratica del Superbonus una volta che il condominio risultava essere in regola con tutti quelli che erano i parametri di legge già in vigore nel 2020-2021, perché la contabilizzazione, diciamo, se ne parla dal 2014, 2013, 2014, 2015, bene o male. Bene, qual è la differenza quindi tra contabilizzazione diretta e contabilizzazione indiretta? E quando si utilizza la contabilizzazione diretta e invece quando si utilizza quella indiretta? Beh, quella indiretta si va ad utilizzare soprattutto nei vecchi condomini, dove ci sono le colonne montanti, cioè la tubazione che parte dalla centrale si sviluppa verticalmente nel condominio, e in queste colonne montanti che attraversano i piani verticalmente ci sono degli stacchi che vanno a congiungersi al terminale di emissione, ipotizziamo dei radiatori. Quindi avremo questa colonna che attraversa, per esempio, il primo piano, il secondo piano e il terzo piano nella stessa posizione e prende e va a collegarsi col radiatore 1 dell'appartamento 1, col collettore 1 dell'appartamento 2 al secondo piano, col collettore, col radiatore 3 dell'appartamento 3 al terzo piano. Quindi in sostanza non c'è una distribuzione orizzontale, ma è una distribuzione verticale, perché la stessa colonna va a servire terminali differenti di appartamenti differenti. Questo cosa significa? Che non posso andare a capire quanta energia passa in quel tubo e capire esattamente quella che finirà all'appartamento 1 col suo radiatore, all'appartamento 2 col suo radiatore, eccetera, ma dovrò fare delle stime sulla base della potenza di quel radiatore. È molto più difficile e più complessa questa contabilizzazione, perché è una stima, non è una misura diretta dell'energia, ma è una misura indiretta. Cosa significa? Significa che io vado a calcolare qual è l'energia che esce dal generatore di calore, e quello lo faccio con una contabilizzazione diretta, con dei contatori di energia, e poi vado a mettere dei ripartitori su tutti i terminali, i radiatori, i termoconvettori, quello che c'è, che sulla base della potenza di quel terminale e ovviamente su quelli che sono delle sonde di temperatura che vanno a capire appunto se il corpo scaldante è caldo, non è caldo, eccetera, a seconda di come l'utente finale va a settare, ad azionare le valvole termostatiche, va a stimare quante unità di carico ha prodotto quel radiatore, quindi quanto calore, diciamo, sulla base della potenza del radiatore, in questo caso ha erogato quel radiatore. In questo modo avrò quanto hanno erogato tutti i radiatori del condominio e potrò fare una ripartizione sulla base delle varie unità di carico che ho calcolato, che ho visualizzato, diciamo, sui ripartitori, sulla base della quantità e di energia totale che ho rilevato invece in centrale. Quindi è vero che ho una stima, ma è l'unico modo per andare a ripartire con un criterio quelle che sono appunto i consumi delle singole unità immobiliari. È molto più facile quando si parla di contabilizzazione diretta, perché io posso mettere un contatore di energia in centrale termica, quello mi conta effettivamente l'energia che esce dal generatore, dallo scambiatore, da quello che è il mio produttore di calore, e poi ho un collettore all'ingresso di ogni unità immobiliare su cui applico degli altri contatori diretti e che mi misurano esattamente qual è l'energia che entra in ogni singolo appartamento. A questo punto ho delle misure dirette, ho delle misure reali, so quant'è la perdita per quella che è la distribuzione involontaria, i consumi involontari, che sono quelli appunto che disperde il calore, che disperde la mia rete di distribuzione mentre arrivo ai collettori, che magari sono anche chiusi perché la mia valvola di zona ha chiuso quella che è la distribuzione dal collettore all'appartamento, ma comunque l'acqua continua a girare perché deve andare a servire magari i piani superiori, però ho
riesco a distinguere in maniera veramente precisa quella che è l'utilizzo dell'energia diretta del mio appartamento a quella indiretta nelle colonne montanti. Quella indiretta verrà ripartita sulla base dei fabbisogni, quindi dei millesimi che va a calcolare un termotecnico durante il progetto di contabilizzazione. Quella diretta invece è misurata e viene applicata in bolletta direttamente all'utente con i calcoli che farà l'amministratore di condominio, eccetera. Questa, ti ripeto, è molto più precisa. È ovvio che non si può fare in tutti i condomini. Il condominio, per poter applicare questo tipo di contabilizzazione, deve avere una distribuzione diciamo orizzontale, o comunque per singolo appartamento, se no bisogna utilizzare quella indiretta, che è meno precisa ma permette di andare a contabilizzare, quindi a creare un risparmio energetico anche nei vecchi edifici. Perché dico creare un risparmio energetico? Perché è stato bene o male calcolato che anche solo applicando questo tipo di contabilizzazione senza andare a riqualificare l'immobile si hanno dei risparmi dal 15 al 20% rispetto alle bollette precedenti. Ovviamente parlo di metri cubi di gas, non parlo di euro, perché ovviamente si è avuto negli ultimi anni un incremento tale del costo del gas che effettivamente magari la bolletta di per sé è aumentata, ma sono diminuiti i consumi di gas. Questo perché? Perché psicologicamente l'utente è informato che paga esattamente quello che consuma e non è più che paga una quota a prescindere da quello che consuma, e quindi è molto più attento ad andare a utilizzare l'energia solo quando effettivamente ne ha bisogno. Come si fa a fare un progetto di contabilizzazione? Personalmente utilizzo dei software di calcolo, tutte le software house hanno il modulo per quello che riguarda il calcolo della contabilizzazione. Dovrai fare un calcolo energetico per andare a ricostruire quelle che sono le tabelle millesimali sulla base delle quali si va a ripartire il consumo involontario. Dopodiché dovrai fare un calcolo di quelle che sono le portate, le prevalenze in gioco per andare a dimensionare la pompa. Ti ricordo che andare ad installare per esempio delle testine termostatiche all'interno di un condominio porta un aumento della prevalenza, aumento della prevalenza dettata proprio dal fatto che le valvole termostatiche, le testine termostatizzabili hanno delle perdite di carico aggiuntive. Magari stai sostituendo anche il generatore di calore, hai deciso di mettere uno scambiatore, ecco, devi fare un pochino di quelli che sono i calcoli termotecnici, e questi software ti aiutano anche a stimare le nuove perdite di carico, le portate, anche tutti quelli che sono gli strumenti per andare a contabilizzare l'energia hanno delle loro perdite di carico, e quindi dovrai andare a stimare queste perdite di carico e queste portate per andare a dimensionare il nuovo circolatore, che dovrà in qualche modo essere elettronico, perché se non è elettronico, nel momento in cui vengono chiuse varie testine termostatiche per esempio, ecco che aumentano le perdite di carico e la pompa, soprattutto le testine, diciamo, incominciano a fischiare, perché la pompa non riesce ad adattarsi alla nuova curva dell'impianto dovuta all'aumento della prevalenza. Bene, per questo video credo di aver detto tutto, insomma di averti dato quella che è un'infarinatura generale su quelli che sono i concetti appunto della contabilizzazione. Spero che tu lo abbia trovato interessante. Prima di salutarti però ti chiedo nuovamente di iscriverti al nostro canale, di attivare la campanellina, di mettere un like a questo video se ti è piaciuto. In questo modo potremo portarti sempre contenuti nuovi e interessanti sulla termotecnica e non solo. Ciao!